Riccardo Rocchesso della Nuova Padania. Ciao Riccardo. Ciao Fabio, grazie, buona serata a tutti. Bene, caro Riccardo, saremo insieme a te, a Marcello Pamio, a Margherita Furlan e a Sara Cugnal, che di fatto ci ha invitato alla Camera dei Deputati proprio martedì prossimo alle 12 nella sala stampa della Camera, per parlare di giornalismo indipendente. Spegni la TV. Esatto, tu sei un po' il capoprogetto di questa iniziativa. Sì, diciamo che non devo ringraziare Sara, che ci ha dato disponibilità di partecipare, di fare un evento che mi viene da dire quasi scusa un po' la voce Fabio, sono un po' giù, che è quasi come un cavallo di Troia dentro la sala stampa della Camera dei Deputati della Repubblica, proprio un po' nella tra del nemico, da dove inizia spesso e volentieri anche un po' il lavaggio mediatico. All'evento, come anticipavi tu, appunto, parteciperà anche Marcello Pamio, che lavora per Radiogramma 5 e disinformazioni.it. Poi ci sarà appunto Margherita Furlan, ex fondatrice insieme al Giulietto Chiesa di Pandora TV e ora Casa del Sole, poi io e te ovviamente, e penso che saremo lì uniti per provare ad iniziare una piccola rivoluzione nel mondo dell'informazione e dei media in Italia. Una battaglia che per molti è impossibile, ma che a noi credo piaccia tanto. Il motivo principale dell'incontro è ricordare a qualcuno che esiste ancora l'articolo 21 della Costituzione e vogliamo davvero libertà di stampa e pensiero in Italia. Purtroppo qui è come se fosse già stato soppresso. I giornali vengono fatti chiudere un po' troppo facilmente, non c'è più diretta di replica, anzi spesso e volentieri ti trovi un'etichetta negativa se ti va bene. Affronteremo quindi l'argomento molto delicato della censura, anche nelle sue nuove forme, sempre più raffinate e machiavelliche ai tempi dei social network e dei giornali indipendenti online. Oltre al tema, ovviamente, predominante da marzo di quest'anno, del pensiero unico, il telepensiero, grazie al telecomando della televisione, che staccando queste parole si capisce bene il reale significato, forse, di cosa è diventata l'informazione, che non è mai stata davvero pluralista. Grazie ovviamente poi al nuovo Ministero dell'Informazione, della Verità e di tutta la task force creata ad hoc. E Spegni la TV è un hashtag che vorrei che diventasse più che un tag, un'abitudine, e ovviamente sai, è la più grande arma, quindi sei anche abbastanza notato per le elezioni regionali. Bisogna cercare di limitare ovviamente quel taglio delle notizie da terrorismo psicologico prepotente senza alcun freno e controllo, e ovviamente sai, da parte degli organi che dovrebbero farlo, che non lo fanno, quindi proviamo noi a vedere se riusciamo a fare un po' di notizia, ma ovviamente sarà difficile, ma noi ci proviamo insomma. Quindi insomma saranno interventi tutti attorno a queste tematiche. Oggi veniamo proprio a fagiolo perché oggi c'è stato proprio il classico esempio di pensiero unico, perché molti giornali, tra cui il Fatto Quotidiano che l'ha sparato in prima pagina, ma l'Ansa ed altri hanno evidentemente, gli è arrivata qualche velina, perché è stata una cosa così proprio mainstream, in cui si pontifica la bontà del vaccino antinfluenzale, anche per fin qui no, era stato detto che l'utilità di questo vaccino era più che altro per andare ad esclusione, no? Quindi uno che si vaccina non prende l'influenza, quindi se si ammala è Covid, che già questa è una motivazione insomma abbastanza così, vabbè, non definiamola, ma ci siamo capiti. E adesso invece è venuto fuori che ci sarebbe questo studio che dice addirittura che il vaccino antinfluenzale previene anche dal Covid, o quantomeno insomma ne limita i danni. E Sara Cugnal proprio oggi ha fatto un comunicato in cui riportava invece lo studio uno studio che diceva il contrario, del Dipartimento di Stato americano, e che invece appunto raccontava ben altra realtà. Ovviamente di questo studio non se ne saputo nulla qua da noi. Beh, io mi ricordo intanto Fauci che aveva detto qualche mese fa che fare i vaccini poteva anzi aumentare la gravità del Covid, in quanto ogni vaccino comunque va un pochino a inibire il fisico del paziente, quindi potrebbe essere poi sai più predisposto ad ammalarsi successivamente, quindi già questa è una fake news.
Sai, io vorrei poi vedere il caso al contrario, perché quando non c'è alcuna correlazione dei vaccini sui dati poi negativi, no, non è stato il vaccino. Adesso invece sì, si prendono anche i dati positivi. Insomma, secondo me è abbastanza davanti agli occhi di tutti, almeno se ci ricordiamo le notizie anche su Brescia e Bergamo, che vaccinazioni massive hanno fatto in quelle zone, e poi casualità, i dati del Covid. Quindi sì, si allineano, e quando decidono di dire ora è così, ma noi in questo periodo, negli ultimi 3 mesi, quante ne abbiamo assistite di volta a faccia? Cioè, questo è solo un esempio purtroppo di come operano. E parlavi, no, prima anche di censura in termini molto sottili, perché quasi, cioè, a un occhio superficiale quasi impercettibile, perché uno potrebbe dire, ma insomma oggi c'è addirittura una bulimia informativa, perché apri internet e c'è di tutto e di più, però in realtà i meccanismi della cosiddetta censura si modificano, no? E fanno dei salti di qualità in base anche all'epoca che stiamo vivendo. Beh, assolutamente sì, si aggiornano anche loro. Hanno provato inizialmente, se ti ricordi, a censurare di botta proprio alcuni canali, ma non ha funzionato, in quanto c'è stato poi l'evento contrario della protesta. Quindi, insomma, inizialmente la vecchia censura volevano utilizzarla anche adesso. Poi hanno scoperto che non serviva, perché c'è una forma di censura light, di cui ne parleremo poi anche ovviamente alla sala stampa della Camera dei Deputati, perché non c'è alcuna risposta da parte dei social network su questa, che si chiama shadow ban. È come se togliessero la luce praticamente. È come se avessi un'attività nella strada principale di una città e di colpo ti trasferissero a forza in un paesino sperduto in campagna. Provi a mantenere gli stessi clienti che abitavano in quella città. Quindi, insomma, ovviamente è più difficile, più tendi a trovarti, ti bloccano la visibilità. È presente su tutti i canali, cioè non è che ci sia tanta differenza che sia un social che è più aggressivo o meno, perché esiste su Facebook, esiste su YouTube. C'è su Google, perché Google News ovviamente decide lui chi entra nel circuito, poi Twitter, adesso so anche di TikTok, questa è una cosa nuova, Fabio. Ho visto che su YouTube cominciano a nascere i primi tutorial dei ragazzi su come evitare lo shadow ban. Quindi, cioè, praticamente questo ragazzo qua diceva, mi ricordo, se pubblichi contenuti di basso valore a gradimento è normale, quindi è già entrata nella testa dei ragazzi quest'ottica un po' di shadow ban. Ti spengono un po', ti fermano il rubinetto. Quindi questa è una pratica sì, molto più sofisticata, più sottile, che noi ce ne rendiamo conto perché vediamo aumentare ovviamente il numero dei fan o dei follower, però la visibilità diminuisce. Avevamo momenti, quei momenti in cui c'è completamente, cioè, c'è uno oscuramento quasi totale. Ci va bene se ti vede il 5% a volte. Questo è molto grave e ovviamente i social non ti danno alcuna risposta a riguardo. Quindi loro decidono e basta. Non si sa se decidono loro per conto di chi, questo lo scopriremo, ma Comunque di buono purtroppo. c'è che è vero che durante il lockdown la gente in casa, una larga fetta si è ulteriormente affidata alla televisione, ma è anche vero che noi nel nostro piccolo ne abbiamo avuto la prova, c'è stato un clamoroso aumento, no, di ascolto, Certo. anche della magari ci avranno scoperto anche, dico noi, ma qualunque altro sito o canale di informazione alternativa è stato scoperto, no? Perché la gente ha avuto un sacco di tempo in più, era a casa, e quindi diciamo che a volte, ecco, non tutto il male viene per nuocere, mettiamola così. Ti chiedo se, perché anche l'altra volta, no, erano partite prima le regioni con alcuni provvedimenti restrittivi e poi è arrivato quello nazionale. Secondo te queste regioni che hanno iniziato con l'obbligo della mascherina all'aperto, coprifuochi, eccetera, eccetera, potrebbe essere un'anticipazione, come molti temono, poi di restrizioni invece nazionali? Beh, noi lo pensiamo e lo diciamo da marzo, perché come hanno iniziato nel Lazio e in Calabria, poi vabbè, in Calabria c'è stato poi un piccolo ripensamento, però ovviamente sono certo. Io credo anche che, soprattutto adesso, dopo le elezioni, con due governatori molto forti che ne sono usciti, e non ricordiamoci anche che Bonaccini è molto forte in Emilia-Romagna, perché anche lui, come Zingaretti nel Lazio, cioè, avendo il consenso che hanno ricevuto, adesso vedrai. Ci sarà la linea dura, infatti hanno già iniziato. De Luca ha fatto un discorso da sceriffo. Io non ho mai visto una cosa del genere. Cioè, fatti i bravi o vi punisco, vi chiudo tutti dentro. Zaia
ha iniziato a regalare i vaccini, a spingere sui vaccini per i bambini, a fare già, a mettere i test salivari quasi obbligatori in tutte le scuole, vuole allargarli, quindi figurati i genitori, l'ansia che hanno i loro figli, ogni giorno non sanno se devono stare a casa poi dal lavoro, eccetera. Quindi ovviamente, sai, sono dei, lo fanno apposta come dei cavalli di Troia, come proviamo a fare noi in Parlamento, per far passare altre cose, ma come l'Italia in sé, per il resto del mondo, insomma, da noi, fatalità, subito dopo la Cina è arrivata da noi. E guardate, dicono guardate l'Italia, guardate l'Italia, e poi pian pianino fanno dei test e vedono, è passata in Italia, bene, allarghiamo questa cosa delle regioni. Purtroppo è così, sì, anche secondo me è così. Riccardo, grazie. Allora ci vedremo poi di persona martedì, e martedì sera saremo qua comunque a parlare, quindi commenteremo a caldo poi com'è andata questa esperienza, questa conferenza stampa alla Camera. Grazie Riccardo, Grazie a te la nuova Fabio, grazie Padania, ricordiamo, quotidianoonline.it. Ciao Riccardo. mille. Ciao, buona serata a tutti.